Ameria Radio presenta la musica di Ameria Radio, a cura di Maria Teresa Ferrante. Buonasera e benvenuti alla musica di Ameria Radio. Questa puntata è dedicata a Niccolò Iommelli, uno tra i massimi compositori del Settecento europeo. Nacque ad Aversa e si formò a Napoli al Conservatorio di Sant'Onofrio a Capuano e poi a quello della Pietà dei Turchini. La sua carriera favorita anche dagli ambienti aristocratici della capitale ebbe inizio presso i due teatri dedicati prevalentemente alla commedia per musica, nei quali il giovane compositore riscosse ampio consenso. Ben presto la sua fama valicò i confini del regno e da Roma, dove si era recato subito dopo i primi successi, fu a più riprese ingaggiato presso le maggiori piazze del tempo e le grandi corti del continente. Significative furono le sue tappe a Venezia, a Madrid, Bologna, Torino, Lisbona e Vienna. Ascoltiamo dunque la prima composizione in programma, che è la sonata quinta opera 1 per due violini e basso continuo, nei suoi tre movimenti spiritoso, andante, presto. Ce la faranno ascoltare l'ensemble La Burrasca diretti da Pier Francesco Borrelli. Thank you.
Dopo la sonata quinta per due violini e basso continuo passiamo, sempre di Niccolò Iommelli, all'Ouverture e Ciaccona, all'organo Arturo Sacchetti. Thank you.
L'orchestra Le Talon Lyrique, diretta da Christophe Rousset, ci faranno ascoltare dall'opera seria in tre atti Armida abbandonata, la Sinfonia. Thank you.
dramma per musica in tre atti Attilio Regolo di Niccolò Iommelli ascoltiamo due arie, Sprezza il furor del vento e Par che di giubilo. Il mezzosoprano è Joyce Di Donato, accompagnata dall'orchestra Il Pomodoro, diretta da Maxime Emilinichev. Giù di tu,
Giungo raggiungere più grande.
Ascoltiamo ora la sinfonia in sol maggiore, nei movimenti allegro, largo, allegro assai, al salterio Karl Hans Schekhaus, è accompagnato dall'orchestra da camera di Monaco, diretta da Hans Sadelmeier. Thank you.
concludiamo la nostra puntata dedicata a Niccolò Iommelli con il Te Deum in re maggiore per soli, coro e orchestra. Te Deum laudamus soli e coro, Te ergo quesumus alto solo, Aeterna fac soli e coro, in Te Domine speravi coro. L'ensemble vocale è la Vox Luminis, accompagnata dall'ensemble Les Muffatis, diretti da Peter van Hagen. Thank you.
Radio ha presentato La musica di Ameria Radio, a cura di Maria Teresa Ferrante.